mi rendo conto che siano cose un po' pretestuose, ma a me piace prendere sul serio le cose che sembrano banali inizialmente, perché è troppo facile mettersi lì e dire ah, che stupidaggine, che stupidi questi che non ascoltano Keith Jarrett e ascoltano Sfera e Basta. Se ragioniamo così, secondo me andiamo poco lontano. Siamo tornati al tavolo del podcast e oggi con noi c'è un quarto individuo, è Paolo, un nostro amico. Dopo il video che ho fatto io su dove spiegavo un po' le origini della trap, molti ci hanno chiesto a gran voce di dedicare un po' di spazio a quella che è la scena italiana. Pensavo di avere me. No. No, esatto, Paolo è un trapper, no, in realtà non è un trapper. Giusto per svelarvi il perché io abbia questa passione smisurata per questa musica, è stato proprio Paolo a mettermi la pulce nell'orecchio tanti anni fa, facendomi ascoltare un album di Kendrick Lamar. E l'album era Good Kid, Mad City. All my life I want money and power, respect my mind or die from less shout. Che non è propriamente trap, ma insomma... No, esatto, non è trap, però mi ha avvicinato a tutto quel mondo dell'hip hop moderno e poi insomma tutti i generi underground un po' più ignorantelli. È stata la tua gateway drug, esatto. L'album. Ho capito. Io vorrei che Paolo magari provasse a presentarsi un po' a chi ci sta guardando, giusto per fargli capire chi sei. Ma allora, io in realtà per lavoro mi occupo di cinema. Però ho avuto la fortuna di suonare nella vita, molto male in realtà. Anche assieme abbiamo suonato. Anche assieme, ero un bassista di livello infimo o poco più. Okay. Però diciamo che la musica mi è rimasta come schema mentale. Insomma, l'ho studiata un po', credo di conoscerla abbastanza. E diciamo che a un certo punto della mia vita, dopo aver passato praticamente tutta l'adolescenza e oltre ad ascoltare prog di base, passando per il jazz e la bossa nova addirittura, insomma generi tradizionalmente considerati alti, complicati, ecco, ad un certo punto mi sono imbattuto in un pezzo di Kanye West, N in Paris, e da lì è partita questa passione che non è più finita per la trap inizialmente americana e poi ovviamente a partire dal 2015 tutto il suo deflusso in quella italiana, insomma. Quindi la scena italiana l'ho conosciuta proprio dal primo vagito, ovviamente mettendola subito in paragone con quella americana, ma poi nel suo sviluppo ha preso le sue specificità che magari oggi tenteremo di vedere, insomma. Allora io comincerei giusto a entrare nel vivo del tema, quindi se volessimo definire, a provare a dire quando è nata la scena trap in Italia. Trovare chi è stato il primo a fare qualcosa è sempre complicatissimo in qualsiasi ambito, vale per il cinema per esempio, cioè, sarebbe riduttivo dire che solo e soltanto i Lumière sono gli inventori del cinema, vale un po' la stessa cosa per la trap, perché è una cosa che si sviluppa man mano. Nel caso italiano, se proprio dobbiamo trovare degli antecedenti, ti direi sicuramente Gué Pequeño, quindi 2011, un ragazzo d'oro, quel pezzo, tra l'altro secondo me per nulla invecchiato, bellissimo, con Caneda. Per questi soldi divento pazzo, ma una banconota è meno lunga del mio... Che è il primo esempio secondo me concreto di banger trap italiano. Andando un po' più Scusa, indietro... Scusa, perché identifichi quello come pezzo trap? Cioè è una questione stilistica? Allora, o è una questione di produzione, quindi il modo in cui è concepita la strumentale che ha tutti gli stilemi tipici della trap americana, quindi l'808, gli hi-hat, eccetera. L'andatura molto drammatica e ripetitiva, Second Roof Music, che sono un po' i padri dal punto di vista produttivo della trap italiana, ma soprattutto secondo me è il modo di concepire a livello testuale il pezzo. Di questo l'esempio più clamoroso è la strofa di Caneda, per me una delle più belle della storia della trap italiana, basata unicamente su una e una soltanto, una sola rima.
bianco, cioè l'aggettivo bianco che diventa il motivo che ritorna continuamente e chiude ogni verso. Lo scooter bianco, il Chianti bianco, non stai molto bene fra ti vedo bianco. Questo è l'approccio tipico della trap, che è un approccio diciamo decostruttivo rispetto alla struttura canonica del rap, quindi molto testuale, molto basata sulle rime. La trap rifiuta questo tipo di approccio, o ne usa una soltanto come nel caso di Kaneda, o la rifiuta completamente come poi farà per esempio la Dark Polo Gang, tanto da diventare anche proverbiale da, da questo punto di vista. Ancora questa storia che non chiudiamo le rime, però faccio le filastrocche. Quindi prima Visaglie, Kaneda, Gheppekenyo, che provano. Gheppekenyo tra l'altro è uno che sta molto attento a quello che succede oltreoceano e prova prova a portare qui nella scena italiana, ad anticipare un po' quelli che saranno un po' i trend della... Sì, non è uno dei miei artisti preferiti, però bisogna dargli atto che sì, lui è molto estremamente attento all'evoluzione della scena, sì. In realtà forse i primi artisti veramente trap, quali potrebbero essere? Cioè che nascono proprio già trap. Esatto, nascono già con l'etichetta trap, non, perché Gheppekenyo già faceva roba sua e poi ha vestito queste vesti nuove. Di sicuro non possiamo non nominare Sfera Ebbasta. Chiaro, sì. Sfera Ebbasta. Il 2015 è l'anno fondamentale. Sfera Ebbasta esce con Per Davvero, XDVR, prodotto da Charlie Charles, che è un altro nome storico, insomma. Per davvero, un chilo nel baule, per davvero, cuscino senza piume. Quello è un album fondamentale, così come è fondamentale a Roma Full Metal Dark della Dark Polo Gang, che è un altro album seminale per il genere. Poi si potrebbe citare Tedua, che esce con un mixtape quell'anno. Scusa, proviamo anche a dare ecco, delle coordinate geografiche, perché abbiamo a Milano più o meno Cinisello. Sì, esatto, Cinisello. Volevo chiedervi se c'era, come in America, che è nata ad Atlanta e poi magari si è diffusa in altri posti, se in Italia c'è una città o una regione che ha... Non c'è una città che si identifica totalmente con il genere. Sicuramente Roma, Dark Polo Gang, Milano, Cinisello, Sfera Ebbasta, e poi c'è tutta la scena genovese, per esempio, quindi Tedua, Izzy, Sono liguri. Sì, Genova. E ultimamente, negli ultimi anni, Napoli, moltissimo. Sì. Tra l'altro, per caratteristiche anche sociali, è forse la città che più si avvicina, no? Anche per certi versi, all'ambiente americano, contesto, della trap, sì, quel tipo di contesti. E la Calabria, che è la new entry, che secondo me, dal mio punto di vista, è in assoluto al momento la realtà che propone le cose migliori, le più innovative in assoluto. Magari ne parleremo dopo, ma ci sono dei ragazzi secondo me fenomenali lì. Io ho una domanda. Tutte queste città, queste regioni anche, diciamo, c'è qualche differenza tra di loro, oppure semplicemente vengono da posti diversi ma fanno lo stesso tipo di musica? Diciamo che questa è una cosa tipica anche della trap americana. I riferimenti alla propria realtà sono costanti. Ok. Anche a livello di luoghi, banalmente. Viale Jenner, che ritorna nei pezzi di Sfera Ebbasta, così come la Dark Polo Gang è intimamente romana, ma potremmo dire la stessa cosa di Ketama, a sua volta romano. Cioè, l'ultimo pezzo di Side, che è uno dei membri della Dark Polo Gang, ex in realtà perché è uscito, si intitola Fontanelle San Pietrini. Sto in strada come Fontanelle San Pietrini, è chiaro che... Si parla di riferimenti testuali però, non nei testi, intendo testuali, a livello di genere musicale non si riscontrano stilemi diversi a seconda della... Ma lì dipende tanto dal produttore. A bruciapelo ti direi che già magari la scena genovese è molto più improntata sulla tecnica, perché Tedua e Izzy concordo. Sono molto proprio... attentissimi alla metrica, al fare le rime, banalmente. Sì. La velocità, quindi contano molto quelle cose lì. Quando stava nel garage, poi valse, coscienza del classico, l'onestà intellettuale, lo spessore tra blocco e blocco dello scrittore nella montare, rima alla montale, fin quando sangue ne aveva perso, il suo flusso era messo dalle case del comune, sopravvolti tre cosci di coca e carandassi. La scena più romana e più... Sono guascona, d'accordo. Più cazzona, più spavalda. Sto fumando insalata, 2G dentro una canna, soldi nelle mie tasche, oro al posto di ogni caria, prendo droga. Gli artisti, soprattutto della scena milanese, sono tutti diventati pop di fatto. Sì. Cioè Sfera Ebbasta ormai
definirlo trap è abbastanza ridicolo, e Gali a maggior ragione, cioè ormai Gali va che tempo che fa, direi che è stato sì. sdoganato ampiamente, no? Nella trap americana sempre Marco spiegava come nasce dal ghetto, dalla malavita, dai gangster. Un'accusa che sento spesso fare invece alla trap italiana è che siano più poser, perché in realtà non sono dei veri gangster di periferia, eccetera. È così? È così? È così, ce ne sarà, non so, 2 su 10 che hanno veramente vissuto. E tra l'altro, come dicevamo un po' all'inizio, è difficile trovare dei corrispettivi italiani delle grandi città statunitensi. Certo. C'è un Atlanta sì, in Italia. Ci può essere la periferia con un po' di ci malavita, ma non è Atlanta non con è, lo, non è lo la stessa spaccio cosa. Che c'è lì. Bisogna mettersi in una posizione di illusione di realtà. Ok. Mettersi nella disposizione mentale che dice, ok, per quell'ora io fingo che questo sia credibile. Alla fine è il principio per cui noi andiamo al cinema, sì, esatto, e esatto. ci immergiamo in un racconto. Se stiamo lì a porci questioni del tipo, ma non è vero quel che racconta, è meglio che ci ascoltiamo altro. Ci ascoltiamo il rap tradizionale a quel punto. È una provocazione, quindi prendetela con le pinze, ma forse è interessante. Il primo trapper italiano è stato Fred Buscaglione. Se avete presente, siamo negli anni 50, cioè Fred Buscaglione non fa altro che riprendere tutta quella narrativa statunitense hard-boiled, quindi Hammett, Chandler, Spillane, eccetera, trasferirla nel contesto della musica popolare italiana e soprattutto al lato puramente musicale unisce subito l'idea di presentarsi in un certo modo, quindi di aderire stilisticamente a un modello, quindi vestirsi all'americana, con la Ford, con la Thunderbird, quindi il mezzo, l'auto, che è un po' l'equivalente della Lamborghini per i sì, trapper esatto. di adesso. Sì, sì, sì. Per cui è una figura che ci parla in qualche modo di quell'attrazione per l'America che è strutturale, secondo me, la storia italiana, soprattutto del dopoguerra, anche per motivi storici, politici. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy l'ho sfregiato, 7 banche ho svalisato nello spazio limitato domatico. Curiosamente c'è un antecedente, se vogliamo, ripeto, una provocazione, ma... Cioè, ha senso, non è che sia un'analogia a caso, insomma, quindi... Flexare la Thunderbird, come esatto. direbbe uno di adesso, è molto simile a quello che sì, fanno esatto. adesso. Sono dei personaggi. Esatto, esatto, sono dei personaggi. Bisogna concepirli proprio come personaggi di finzione. E allora, è lo stesso discorso, ripeto, Fred Buscaglione è uguale. Sì, sì, mica sì. andava in giro a fare il dritto fare di Chicago, risse. Come racconta nell'omonimo pezzo. Però ci credi perché è un personaggio... È vero, è una storia. È una storia. La più grande qualità della trap è il fatto di creare un mondo narrativo credibile. Devi pensarla proprio come un romanzo. Devi inserirti in un mondo... che non ti poni tanto la questione se sia vero o falso, deve essere verosimile e coeso al suo interno, coerente. E tu godi nel ritrovare quell'insieme di riferimenti, di battute, di modi di dire, che di non espressioni, si contraddicono, ma sono che non coerenti. Si contraddicono e creano un mondo narrativo, appunto. E ognuno ha il suo, effettivamente. Al di là poi del contenuto specifico, che come potete immaginare è... cioè conta più la punchline... cioè la forza della frase che suona bene, che ti dice qualcosa di immediato più che il contenuto reale, no? Tu ascolti questa cosa e senza magari anche un supporto visivo che ti proietta in quella, in quel mood, in quella mentalità, diventa anche difficile capirla questa espressione qua. Sono d'accordo. E poi è un genere impressionista. Soprattutto in America, letteralmente, non so, il caso famoso, i Migos, guardano in TV una puntata di Hannah Montana, scendono nello scantinato e registrano un pezzo ripetendo ossessivamente Hannah Montana. Beh, anche Versace. Versace è uguale, vanno a fare shopping, Versace, comprano, tornano a casa e registrano un pezzo Versace, Versace, Versace. Esatto. È questo tipo di mentalità, è cogliere un aspetto della quotidianità e trasformarlo immediatamente in musica, senza porsi questioni
di nessun scrittura tipo. Di... No, tra l'altro ho una base pronta perché il mio produttore ne ha prodotte a centinaia, ce le ho lì, ok, questa va bene, ci registro sopra, ok, fatto il pezzo. Questa è una cosa interessante perché Marco parlava di quanto importante fosse il produttore in questo genere musicale, al contrario di tanti altri generi in cui... Anche il fatto che i produttori spesso e volentieri producono canzoni per diverse persone finché non trovano qualcuno con cui non c'è una intesa particolare, poi tendono a restare uniti, no? Questa cosa è successa anche qui da noi, immagino. Esattamente. Si è riprodotto lo schema americano della simbiosi tra artista e produttore. Gli esempi più eclatanti, Charlie Charles, ne parlavamo prima con Sfera e Basta, okay. Sick Luke con la Dark Polo Gang, ma potremmo citarne anche altri, Chris Nolan per Tedua. Appunto, la Dark Polo Gang forse non sarebbe la Dark Polo Gang è poco ma sicuro. Senza Sick Luke. Nel senso che ogni artista ha un modo particolare di presentarsi, sempre esagerando, mostrando in maniera... eccessiva anche abiti griffati o comunque accessori dispendiosi notevoli. Come direbbe Pirates, esatto, cheat. Nuovo accessorio notevole, Rolex Day-Date, President Rosson. Però appunto tutto il sound, il mood te lo crea il produttore, sì. E Sick Luke ha fatto delle cose veramente iconiche con la Dark Polo Gang. Sì, diciamo che il capolavoro della Dark Polo Gang è quella trilogia dei mixtape, però dei mixtape, quindi Crack Musica, Succo di Zenzero e Dark Album Dark di Album, Pyrex, sì. E tra l'altro lì la cosa particolare è che ognuno ha un suo sound, cioè molto più trap, esatto. Crack Musica, più cloud, un po' sognante, Succo di Zenzero. E quello di Pyrex ritorna violento, ma in maniera diversa rispetto a Crack Musica. Per cui ha saputo anche differenziare. E secondo me quei tre album lì sono una delle vette assolute della trap italiana. E tra l'altro la cosa curiosa, questo sarebbe un altro argomento interessante, è che quel sound grezzo, rozzo, mixato anche non troppo bene, che gli artisti hanno all'inizio, restituisce totalmente l'anima del genere. Cioè è un genere che più diventa perfezionato, più scade. Se sentiamo gli ultimi album di Sfera e Basta, tutti perfettamente mixati, prodotti, tutti suonetti, eccetera. La voce in primo piano, come va molto di moda in Italia, non hanno la forza di quei pezzi, magari anche rozzi, rudimentali per certi versi, che facevano all'inizio. Sì, che diventa un valore aggiunto praticamente. Qui il paragone che faccio io è con l'emo, quello serio intendo, quello anni 90 americano, che confina poi col Matt Rock, American Football, Sunny Day Real Estate. Gli album di quella gente lì traevano proprio la forza dal fatto di essere immediati, anche dal punto di vista produttivo, poco rifiniti. La trap funziona allo stesso modo, cioè trae vantaggio dalla sporcizia. Nel momento in cui li incaselli nello schemino produttivo standard, perdono. Infatti di solito gli album migliori sono sempre i primi, questo vale per tutti gli artisti. Sì, diciamo che comunque per quanto riguarda la DPG, penso che loro hanno fatto questi mixtape proprio con l'intento di presentarsi, di creare una scena un po'... un'onda su quello che stavano facendo. Sì, e poi come dicevo quei tre album sono veramente uno diverso dall'altro. Wayne è molto più lisergico, diciamo, anche assurdo per certi versi. Pyrex è duro e porta anche dei riferimenti che danno ulteriore ieraticità, no, al testo, anche mitologici, no? Fulmini come Zeus nel pezzo, quello con Sfera e Basta, è molto epico anche per certi versi. Per cui si sono creati una loro identità che poi col passare del tempo è andata completamente persa, secondo me. Ormai sono diventate le macchiette di se stessi, ma questo è un giudizio mio e io continuo ad amarli per quello, certo, che hanno fatto. Ma io avrei una domanda a questo riguardo. Ma quindi in un gruppo che è trap c'è un frontman oppure sono tutti a rotazione? Di solito a rotazione. Ok. Beh, già questo è interessante perché di solito in una band è un po' più identificabile, no? Mentre in una band intendo
il cantante di solito sta come frontman. Magari, sai, hanno delle caratteristiche diverse l'uno dall'altro, per cui uno è più portato per i ritornelli, ad esempio. Okay. Mi viene in mente l'FSK, che è un po' un epigono della Dark Polo Gang, in cui c'è Chiello, che è quello più melodico per impostazione, quindi di solito si occupa del ritornello, mentre Sappo e Taxi sono più da strofa. Okay. Taxi con uno stile quasi hardcore, sì, punk, sì, Sappo più West Coast, americana, scazzato, eccetera. È un'impostazione quasi da boy band. Ah sì, solitamente, infatti molto spesso perché loro stessi sono descrivono tutti, come boy tutti band. Tutti cantanti o comunque vocalist sono tutti che compaiono e tutti hanno lo stesso ruolo ma con caratteristiche differenti. Tra l'altro, formula molto interessante quella che ha usato la Dark Polo Gang per farsi conoscere al pubblico è appunto quella dei video. Perché la trap, vabbè, qui sì, Tommaso vive un sacco di lo sa benissimo, di rappresentazione. Nella trap il pezzo esce col video. Mm-hmm. Il canale è YouTube, mm-hmm, sostanzialmente. Beh, perché c'è tanto bisogno anche di far vedere letteralmente, no? Cioè, sì, è importante. Perché la trap non è solo musica, mm-hmm, è qualcosa di multimediale che comprende una parte video ma anche l'atteggiamento, è un modo di presentarsi, è qualcosa che va al di là del semplice ascoltare un pezzo e dire bello brutto. Perché i video della trap sono, diciamo, seguono anche quello un certo stile, una certa struttura. Esatto, anche quelli ripresi molto dall'America, no? Sì, sì, per lo più. Diciamo che si dividono in due grandi categorie, il cosiddetto street video, che è quello più rozzo, girato in strada, come dicevi tu, sì, prima, col gruppo di persone che sbraita e balla. Oppure il video ufficiale, che di solito è un po' più curato, un po' più... Come il producer, esatto, della trap, esatto, gli viene data un'importanza maggiore rispetto ad altri generi, anche al videomaker che fa i videoclip diventa poi... Tanto che una inizialmente sia Dark Polo Gang che Sfera e Basta erano proprio legati ad un videomaker, Murdaka o Murdaka, mm-hmm, non so come si dica, per Sfera e Basta, Alessandro Mann, scritto proprio con la V al posto della U, per la Dark Polo Gang, che hanno creato a loro volta un po' l'identità, no? dei gruppi. Okay. Sì, poi ultimamente ci sono dei videomaker che puntano, come dicevamo, molto sugli effetti grafici, mm-hmm, post-produzione, tipo Late Milk, è uno molto interessante, fa tutte queste cose visionarie con animali in CGI che si muovono sulla scena, transizioni particolari, per cui anche lì ci sono motivi di interesse sicuramente. La piazza è il mio roster. Bang. Volevo chiedervi anche se secondo voi tutti questi trapper beneficiano del fatto che l'italiano sia una lingua bella di suo o è irrilevante questo? Preferisco quasi che un artista provi a buttarci dentro quello slang inglese, qualche modo di dire del suo dialetto, perché anche la parlata è molto più musicale, molto più concentrata, asciutta, riesce a creare molto più movimento, interazione con la base. Non hanno paura di usare la loro lingua, il loro dialetto nei testi. E anzi, forse le cose più belle a livello musicale vengono proprio da lì. È una cosa è completamente più forte, diversa. Dici, sì, è più coerente anche col genere, perché non è un genere alto. Non è un genere che pretende di usare un linguaggio elegante. È un'altra cosa. Certo, non stiamo parlando di King Crimson, Yes, Gentle Giant, Genesis o quello che volete. Però il nostro lavoro come ascoltatori appassionati di musica è capire soprattutto perché una cosa funziona, mm-hmm, no? Al di là sì, che ci piaccia no, o no. E nel momento in cui tu ti poni in quel tipo di mentalità, in realtà ci ritrovi delle cose che sono inconsapevolmente aderenti ai tempi, se non altro, anche dal punto di vista letterario. Cioè, il tipo di testo della trap, anche per esempio per il fatto molto discusso, considerato ridicolo, degli ad-libs, cioè la voce che commenta quello che il testo sta dicendo. North on the bottom! Flacco! What? Bow, 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 bow! Potremmo, magari un po' forzatamente, ma secondo me neanche tanto, collocarlo addirittura in una storia letteraria che è novecentesca e del XXI secolo, che nello specifico è quella riferita all'utilizzo delle note a piè pagina come componente della narrazione.
Assurdo, non so, neanche mai pensato. È come fosse il testo che si autocommenta nel mentre. È una cosa che trovi in letteratura questa. In Foster Wallace, per dirti, cosa tipica della letteratura postmoderna, ma potremmo farla partire da Joyce, volendo. E per cui, se un attimo ci ragioni e ti poni nella prospettiva di valutare questa cosa, chiamiamola bassa, ma come un evento che, insomma, anche inconsapevolmente ha una sua serietà, un suo motivo di interesse, in realtà ci trovi delle cose anche interessanti. E secondo me questa cosa degli adlibs è, dal punto di vista proprio linguistico, molto interessante. Per chi si fosse un attimo perso, gli adlibs sono le voci di, di sfondo, appunto, commentano, a volte magari solo con una sillaba. Solo ripetendo l'ultima parola. O ripetendo l'ultima parola, magari dando solo un senso di motivare e portare avanti il flow. A volte proprio, come dici tu, chiosare addirittura il verso, no? Esatto, e hanno una funzione anche armonica, se ci pensi, perché sono controcanti, in effetti. È un po', nel senso, parlando di cinema, c'è un testo famoso di uno studioso francese, Juliet, sul cinema postmoderno, e dice: la caratteristica del cinema postmoderno è che le immagini si sanno immagini. Cioè, l'immagine è consapevole di essere tale, come se il dispositivo si autodenunciasse. Io sono cinema. È lo stesso discorso sugli adlibs. È il narratore che si autodenuncia e si mette come da un punto di vista esterno e si autocommenta. Mi rendo conto che siano cose un po' pretestuose, ma a me piace prendere sul serio le cose che sembrano banali inizialmente, perché è troppo facile mettersi lì e dire: ah, che stupidaggine, che stupidi questi che non ascoltano Keith Jarrett e ascoltano Sfera e Basta. Se ragioniamo così, secondo me andiamo poco lontano. Poi ognuno ha i suoi gusti ed ha perfettamente ragione qualcuno che mi dice: queste sono cazzate. Però dal suo punto di vista è vero, ma... Però sì, analizzarle è sempre utile, che piaccia o meno. E poi io sono il primo a dire che il 95% di quello che esce nel genere è merda, ma se questa merda qualcuno l'ascolta, ci sarà un cavolo di motivo. Sì, infatti. Poi magari diremo qualcosa anche su tutta la scena femminile, della trap italiano, che perché riscuote notevole successo, anche a livello di classifica proprio. Esatto, c'è una scena femminile trap molto forte. Adesso, vabbè, a Sanremo c'è stata Madame, che però lei non è che faccia proprio trap o rap, però dice già qualcosa associabile al genere. Esatto, è passata. Su palchi grossi. Beh, lì il pezzo proprio simbolo, secondo me, bellissimo, cioè lo metterei proprio tra i pezzi più belli in assoluto dell'hip hop italiano degli ultimi anni, Amica Pusher di Priestess. Occhi rossi, sta in chimica, mandata a scuola, firmava da sola la giustifica, rolla una viola, fuma e fa smorfie, le poste mi tagga su Instagram, oh maledi green, rolla questo spliff, salvami dallo spleen. Quello per me è un pezzone, assolutamente, ma ce n'è tante altre, poi Beba, Shadia Rodriguez. Ah, sì. Shadia Rodriguez è ormai virata completamente verso il pop, ma le prime cose erano interessanti. Trap. Sì, fino a un certo punto, ma insomma va citata sicuramente. Allora, per chi come me, e penso di poter parlare anche a nome tuo, volesse farsi una cultura, quali sarebbero gli album must da ascoltare? Allora, me ne dimenticherò sicuramente qualcuno, però ti direi la trilogia della Dark Polo Gang, quindi Crack Musica, Succo di Zenzero e The Dark Album, assolutamente, e quelli assolutamente, compresi i video, che aiutano tantissimo per entrare nel mood. E poi direi assolutamente O Madonna di Ketama, 126, che è proprio uno dei, una pietra miliare del genere. Sfera e Basta per davvero, più che per qualità in sé, proprio per l'importanza che ha avuto nell'aprire il campo. Aggiungerei, come vi dicevo, andate ad ascoltarvi Fiamma Gang e Accoliti, quindi Ammon, Glasond, Tony 2000.
c'è anche una scena romana collegata, Freeman, Zirte, che sono dei giovanissimi, insomma, per farla breve, che stanno secondo me proponendo l'unica trap credibile al passo coi tempi al momento in Italia, con tutto quello che dicevamo prima, sound molto grezzo, voglia di sperimentare con atmosfere, suoni, questo senso dell'utilizzo delle linee vocali molto melodico, molto all'americana, la commistione linguistica, i riferimenti alla propria realtà, sono quasi tutti di Bisignano, provincia di Cosenza, se non ricordo male, e è una realtà che pesa nei loro testi, cioè ti sembra veramente di viverla dalle loro parole, ma al di là di questo è proprio il sound che hanno creato che secondo me spacca, per usare la parola giovanile per eccellenza. Per cui quelli ve li consiglio assolutamente. E poi forse, ecco, suggerirei forse qualche artista della scena napoletana. Sì, è vero. Diciamo che la scena napoletana, secondo me, le cose che gli riescono meglio, o meglio, io preferisco i pezzi, quelli più street, quelli R&B. Secondo me loro anche, come dicevamo prima, per tradizione musicale locale, sono molto portati a quel tipo di melodia più da R&B, no? Okay, che da trap pura. Sì, sì. Più melodica anche. Più melodica. Per cui, per esempio, ed è anche un produttore, Young Snap è un nome da tenere sott'occhio, secondo me. Così come MV Killa, che è un collaboratore anche di Young Snap. Sono nomi interessanti, poi ce n'è molti altri. Vai! C'è troppo buono come va a farmi. Meglio che te. C'è troppo buono come va a farmi, yeah. Taglio provato troppi voto con te. Forse è meglio stare lontana me. Per concludere, visto che ho usato, non ho mai usato la soundboard in questa puntata, riassumo con un po' troppo italiano. Direi esatto. Troppo americano. Troppo americano sarebbe. Beh, intanto grazie, perché appunto ho imparato un sacco di cose. Infatti, grazie Paolo di essere stato ospite e di aver chiacchierato con noi su questo tema. Spero di aver detto qualcosina di interessante. Quando apriamo il canale In Soffitta Cinema ti chiamiamo, sarai il primo ospite. Bene, bene. Allora a sto punto alla prossima direi. Sì, iscrivetevi. E tutte quelle cose. Campanellina, lì. Lasciate il like, eccetera. Commentate che ci aiutano. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. 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 Ciao.